escludere o no, perché non so mai quello che succede. Ho visto in questo passato molti giocatori come giocatori come sottoscritto perennemente ad ogni sessione di mercato con il bambino, invece quindi non mi piace fare calcoli, non li faccio né quando guardo la classifica né quando guardo il campionato, ma già da non li faccio nel, cioè nel mio futuro. Quali sono le insidie della gara con l'Udinese? L'Udinese è una squadra molto compatta, una squadra che riesce a chiudersi bene perché le partite con dei giocatori di grande velocità, di grande gamba, però e noi dobbiamo cercare di andare in campo come se andati da tutto il partito, bagno al massimo, soprattutto essere sempre più convinto della volontà che abbiamo detto. Senti, tanti tuoi compagni hanno detto che la parola scudetto non è più tabù, il tuo punto di vista qual è? Sono scaramantico, quindi evito di dirla proprio, evito di dirla e mi dispiace ma anche mi dopo, perché proprio per scaramanzia, però come ti ho detto prima, questa squadra merita in questo momento di stare in alto per la qualità del gioco, per il bel gioco e per i grandi risultati che sta facendo. È ancora lunga, però se continuiamo con questa voglia, con questa volontà di portare a casa il risultato domenica dopo domenica, possiamo fare qualcosa di importante. La solidità difensiva è stata a questo punto di forza la che ci stai facendo. No, non si è rotto nulla. Abbiamo preso dei gol per qualche disattenzione personale, però nell'arco di una stagione si spia. Nel momento in cui lo crei 3, 4, 5 quali volte, comunque i giocatori non vengono a contatto praticamente per eliminare i loro, comunque con falli di mani, come è successo in questo ultimo, poi sono successi quasi tutti in queste ultime partite e gli arbitri non se ne sono accorti, con dispiacere perché potrei avere sicuramente qualche volta in più. Semplici distrazioni? Sì. Che ci possono stare, probabilmente anche dovute al carico, al numero di partite elevate che stiamo svolgendo, soprattutto anche per la grande qualità che si sta verificando la presentazione che abbiamo. Manuel, tutto il Bernardeschi che qui viene accostato a club come Barcellona e Bayern Monaco, che cosa consigli di fare? Di continuare a fare quello che sta facendo, perché il Fede sta facendo un grandissimo campionato, è partito veramente con il piede giusto, si è messo a disposizione dell'allenatore e della squadra in ruoli magari a lui inizialmente non congeniali. Secondo me gli ha dato veramente una pacca sulle spalle perché invece di fare il presuntuoso di un ruolo o un altro, ha messo veramente a lavorare e sta dimostrando